I camion si appostarono in fondo ai vicoli che danno nel portico d'Ottavia, o in Piazza Giulia, come la chiamano i romani. Questo fu l'epicentro della retata. Era un reparto delle SS, 85 specialisti venuti apposta da Berlino. Si annunciava un giorno grigio. La pioggia cominciò a cadere poco dopo le 4. Era il 16 ottobre del 43. Tutto intorno c'erano stati degli spari, un espediente per tener chiusi gli ebrei dentro le case. Avevano gli elenchi perfettamente aggiornati. Perché non furono distrutti dopo il 25 luglio, dopo l'8 settembre? Li trovarono, ormai è certo, negli uffici della Direzione Generale Demografia e Razza. Un'impresa di tipo poliziesco più che un'operazione militare. L'arrivo delle SS fino al primo portone fracassato non fu udito da nessuno. Il trappello era giunto a Roma 2 giorni prima. La maggioranza di quei soldati non aveva mai visto la capitale del nostro paese. Riempiti i camion, prima di consegnare i carichi ai reparti di stanza a Roma, fecero all'alba un giro per la città. Un po' di turismo, insomma, con scrupolose visite ai monumenti. Si racconta di un autista che abbandonò per un attimo il camion e di un romano che glielo soffiò con tutto il carico. Ma nessuno ci ha confermato l'episodio. Ecco un altro ottobre. Piazza Giulia dopo 20 anni. Il ghetto è quello di una volta, si fa presto a riempire nuovamente una piazza. Dei 2091 romani ne tornarono 101, 1286 furono presi qui e ne tornarono 11. Sono qui, non so precisamente dove, ma qui, in questa piazza. Ottobre è stata una giornata che non dimenticherò più. Avevo 10 anni. No, più mia madre venne a casa e dicendo che portavano via tutti, bambini, donne. Ci vestimmo presto e andammo. Scendevamo le scale quando sentimmo bussare i tedeschi. E picchiavano forte al portone. Allora venne una cattolica del primo piano e ci fece: venite dentro che vi salvo io. Infatti quando uscimmo dal portone vedemmo che i tedeschi bussavano in un'altra casa. Allora scappammo e vedemmo anche delle amiche mie, delle scuole, Calò, Elena, 8 figli ci aveva. E montavano sopra i cami, piangevano, urlavano. Poi mia sorella, quella più grande, è rimasta dietro. E mamma disse: vai via, che Marina, vado io a salvarla. Invece passò un cattolico e la salvò lui. Disse che era figlia sua. Mia sorella era uscita di casa, quando è entrata la sera ha trovato casa vuota dai tedeschi, si sono portati via il marito con 6 bambini. Allora lei la mattina mi ha chiamato e mi ha detto: Fortunata, vogliamo andare al collegio militare. Siamo andati al collegio militare, abbiamo tutta la scena. Allora mia sorella ha detto, dice: io vorrei raggiungere mio marito con i bambini. Allora un interprete tedesco non capiva. Allora quello italiano ha detto: che cosa desidera signora?
desidero di andare a raggiungere mio marito e i bambini. Dice, signora, mi dispiace, ma è tutto esaurito, non c'è più niente da fare. Allora, mentre che loro uscivano fuori, con le mani dalle camionette facevano ciao così. Allora i tedeschi con le baionette gli andavano sulle mani. Hanno coperto le tende e sono scappati via. Lei se n'è andata e non l'ho vista più. Un altro cognato è venuto a casa e mi ha chiamato. Guarda, Fortunata, che tua sorella è partita e se n'è andata. Ma come? C'è andata a raggiungere il marito con i figli e non l'ho vista più. Io sono tornata a casa, ho chiamato a gran voce, mamma, 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 e non mi ha risposto più nessuno. E a casa c'era mia madre, quattro sorelle e tre nipoti, delle quali il più piccolo ci aveva 9 mesi. Si chiamava Elena Di Porto, la conoscevano tutti per il coraggio che c'era nel quartiere. Quella mattina, quando i camion si divisero in 3 scaglioni per far salire gli ebrei, essa andava da un camion all'altro portando aiuto a tutti, una parola buona per tutti, e diceva, state tranquilli che non è niente, se la fa un viaggio così, ci portano a lavorare, ma non ci fanno niente. Portava coraggio a tutti. A un certo momento vide la cognata salì con 4 ragazzine attaccate alle gonne sopra un carro, si precipitò da quella parte e disse, dammene uno, te lo porto io, anche questo è mio figlio. Ma vattene, ancora te può salvare, ha salvato tuo figlio. Mi vi stanno già in salvo, dammene uno di questi, io vengo con voi, ci aiuteremo a morire. Sono venuti in casa, hanno preso me, mia moglie e 3 bambini, di cui la più piccola aveva 6 mesi. Ci hanno fatto seguire e ci hanno messo sopra dei camion e ci hanno portato in via della Lungara. La Lungara era una scuola d'allievi ufficiali, là con altri miei correligionari abbiamo sostato due giorni. La mattina seguente ci hanno portato con dei camion alla stazione di Tiburtina, dove è iniziato il viaggio. Mentre il treno proseguiva, fu una donna che diede alla luce a un bambino. Finalmente, dopo un po' di giorni, raggiungemmo Padova. Da qui una breve sosta e riprese il viaggio verso la Polonia, dove arrivai. Da quel giorno mi chiamarono Unter 1800 Treizuans. Tra me e lui ci sono 113 numeri di differenza. Ce l'hanno stampigliati la mattina stessa che siamo arrivati al campo di Birkenau. Un interprete tedesco ci aveva detto chi è che voleva andare al campo di Birkenau. A piedi ci poteva andare. Mio padre per fortuna disse andiamo a piedi che ci sgranchiamo. Lasciai mia madre, mia sorella e mio zio. Io e mio padre e mio fratello insieme ad un altro gruppo siamo andati al campo di quarantena. Nella giornata stessa siamo riusciti a sapere che tutto quel gruppo che era andato sopra i camion era stato eliminato nella giornata stessa. Dopo 3 mesi circa mio padre è caduto e è morto. La sera l'ho dovuto mettermelo sopra le spalle e portarlo al campo dove si rientrava. Quello che le racconto non è nulla di straordinario, non è di strano. Qua dove ci giriamo non sono che dolori. Quella mattina ho visto tutto. Anche a me hanno deportato mia sorella con 4 bambini e mio cognato. E in questo palazzo, una donna in stato interessante, i tedeschi gli bussarono alla porta, io ero nascosta in casa mia. E vedendo questa donna andò a aprire disinvolta, la presa e dice guarda io sono al 9° mese di gravidanza, non mi portate via. Dice venga, io la mandavano via. Dice ma non mi portate via. Con il calcio del fucile io vidi dietro la schiena in questa donna cade in terra così in stato interessante e mi venne da piangere. Non mi voglio più ricordare niente, basta. A me me ne hanno portati via 14. Tra la Germania e le fosse ardeatine, mia madre, 2 sorelle, mia cognata, 4 bambini e mio figlio, e mio marito, mio padre e mio fratello alle fosse ardeatine. Gente che, malgrado tutto, crede da millenni nell'autorità, qualunque essa sia. Avevano consegnato a Kappler i 50 kg d'oro richiesti e si sentivano tranquilli. Con la richiesta dei 50 kg d'oro hanno dato garanzia che tutto quanto sarebbe finito. Quando invece una mattina mia moglie apre la finestra, vede 2 amici miei sul cornicione, fa, dice, cosa fate? Cioè, sveglia tuo marito che siamo circondati dai tedeschi. Siamo circondati dai tedeschi. Cioè sì, e mi alzo. Scendo per le scale, la prima cosa guardo il portone, si era ben sbarato, chiamo la portiera e fuori, dice che nessuno apra qua, in quel momento dei colpi di mitra forte. Mi metto, scappo nel cortile e comincio a chiamare Alberto, Mario, Angelo, venite giù, datemi di mano che qua c'è da salvare, che è il salvabile, uomini, donne, bambine, donne incinte, scappate, veniamo via. E quante persone ha salvato quel giorno? 30. È vero che quando i familiari di quelle persone la ringraziano ancora oggi per quello che lei ha fatto quel giorno, lei protesta, perché? Protesto sì, perché qui l'ho salvato e le vostre ardeatine sono morte. Ma loro mi ringraziano per la faccenda che mi dicono, perlomeno sono morti qui, che un giorno portiamo un fiore.
Senta, di casa sua quante persone ha salvato? 4. Mia moglie e 3 bambini. E quante non è riuscita a salvare? Tanti. In mezzo c'è mia madre, 2 sorelle e un fratello. Lei personalmente dove si è salvato? In una chiesa cattolica, che è dietro al nostro palazzo, con l'aiuto di un padre. Con quante altre persone? Una 30. Senta, signor Disegni, mi vuole indicare il percorso che avete fatto quella mattina? Sì. Si razziava in quel momento anche in altre parti della città, ma erano prelevamenti isolati, con drammi senza eco, non una tragedia tumultuosa e risonante come nel ghetto. Calarono nei cortili dall'intrico delle case, saltando dalle altane, dai ballatoi, dagli abbaini, dalle terrazze. Vecchi, bambini, donne furono gettati da mura di 5 metri e svicolarono verso il Tevere o l'Araceli. Sotto il portico, in un angolo della piazza, caricarono la famiglia più numerosa. Se ne salvò uno solo. A 60 anni, dicono che camminando accarezzi i bambini, spontaneamente, senza accorgersene. Il 16 ottobre andò a fare la fila per le sigarette e rivenendo indietro non trovai più nessuno. Dice, ma che hanno portato via i tedeschi? Io andetti vado là per consegnarmi pure io e mi fecero, per l'amor di Dio, non ci andavo. Per l'amor di Dio, ti metterò dritto non esci più. E così non ci andetti. E lì tutte le sere mi ubriacavo, mi buttavo giù, tutte e 9 non sono tornati, 9, 5 femmine e 4 maschi. Aspetto la speranza che abbraccerò un figlio, uno, quello che sia. E magari mi venisse il più piccolo, il più grande, il mezzano, qualunque sia. È sempre quello il sentimento, aspetto sempre uno di quelli che il Signore me ne manda. Non ne sarà più, non la faccio proprio più. Speriamo che Dio benedetto me la mandi qualche duro. Non è vero che si muore di dolore, vero? No, non si muore di dolore, si muore di piacere. Se mi viene qualcuno io morrei subito di contentezza. Con questo non gliela può più. Oggi i bambini raccontano che quella mattina vennero dei camion tutti dipinti di nero. L'hanno saputo dai grandi. Ma non è vero. I camion erano grigi, coi taloni verdi. Li videro neri, se li ricordano neri, ecco tutto. Le partenze avvennero nella giornata del 18 ottobre, dal pomeriggio fino a notte alta. Nazisti e fascisti furono elogiati da Berlino. Un buon lavoro, più gente del previsto, e senza dare troppo nell'occhio. Furono invagonati a caso, disperdendo le famiglie nei carri, lasciando alle madri solo i lattanti. Ecco Quirino Zazza, il capotreno che dovette scortare uno dei convogli. Credevo che fosse un treno merci comune. Arrivato lì invece vidi che era un treno carico di persone, di gente. E ogni carro ci saranno state circa 70 persone. Vedi che questa gente urlava, strillava perché voleva acqua, buttavano dei bigliettini per farli recapitare ai loro parenti, ma questi tedeschi che stavano intorno al treno non facevano avvicinare nessuno e proibivano assolutamente di raccogliere o prendere o dare aiuto a questa gente. Partimmo e lungo il percorso sentivo degli urli, delle grida, dei pianti. Allora andai dal macchinista, io
e gli dissi di frenare leggermente per evitare che questa gente cozzasse una contro l'altra. Poi lungo il percorso da un carro delle urla sentii che dicevano che c'era un morto dentro il carro. Allora fermai e dissi al tedesco che c'era da levare questo morto da dentro un carro, mi feci capire. Lo presero, lo adagiarono per terra lungo la linea e ripartimmo, diedero ordine di ripartire. A Padova aprirono per la prima volta i vagoni, mezz'ora di sosta. Il viaggio in tutto durò 5 giorni e 6 notti. Da memoria ha un significato di identità, ha un significato di riconoscimento di se stessa da parte di una comunità. E la comunità è la comunità degli italiani. La comunità degli italiani è stata attraversata e ferita da uno sfregio terribile, che è stato quello di separare all'improvviso con le leggi razziali fasciste del 17 novembre del 1938, di separare all'improvviso una parte dei cittadini italiani da tutti gli altri cittadini italiani, riconoscendo, destituendo una parte di quei cittadini dei loro diritti, della loro identità e della loro dignità. Questo è un delitto gravissimo. Quando ho proposto l'istituzione al Parlamento italiano, l'istituzione di una giornata della memoria affinché si riflettesse insieme sul delitto che erano state le leggi razziali, l'ho fatto perché mi rendo conto che nella cultura e nella tradizione comune, nel parlare comune, nel vivere insieme italiano, non tutti e non tanti di noi sono coscienti della gravità di quello che è successo in quell'occasione, della gravità, assurdità, follia e delitto che in quell'occasione è stato commesso, quello di far sapere all'improvviso da alcuni cittadini, per criteri assolutamente arbitrari e privi di qualsiasi fondamento logico, morale, storico o giuridico, che i loro diritti non saranno più rispettati, la loro personalità non sarà più onorata, la loro integrità e identità non sarà più riconosciuta. Il fatto che un re d'Italia abbia potuto firmare quelle leggi ci rende unici in Europa. Nessun re in Europa ha firmato le leggi razziali contro i propri cittadini, perché avrebbe violato un giuramento che è quello di proteggere i propri cittadini e i diritti dei propri cittadini. Era l'unico giuramento che i re fanno anche nei paesi non democratici. Quindi è un problema pre-democratico, è un problema che va al di là della democrazia. E con l'occasione vorrei ricordare che il giorno della memoria stabilito dalla legge italiana è il 27 gennaio, per dargli un'indicazione universale. 27 gennaio è il giorno in cui sono stati abbattuti i cancelli di Auschwitz. Auschwitz era pieno di italiani, ebrei e non ebrei, era pieno di cittadini di tutto il mondo portati a morire perché appartenenti a una razza definita dalla follia del regime fascista nazista come altra e inferiore. Poiché il male può sempre ripetersi, cosa farà uno di noi se si trovasse di fronte a un problema di complicità o di silenzio o di acquiescenza, di fronte a un'ingiustizia così immensa, vistosa, clamorosa e immediatamente accertabile, perché tutti sapevano che era indegno e ingiusto ciò che stava per accadere in Italia in quegli anni. La gravità di quelle leggi è talmente grande che semmai ci fa apparire più grande la solidarietà con cui molti italiani hanno impedito che quelle leggi potessero avere un effetto finale. Ma ricordiamoci di una frase che è stata spesso detta e che credo sia stata detta per la prima volta da Primo Levi: per ogni ebreo italiano salvato c'è dietro un italiano eroe che lo ha salvato, per ogni italiano ebreo scomparso c'è dietro un italiano delatore che lo ha consegnato. E questo non si può dimenticare. Il giorno della memoria serve anche per ricordare quei tanti che hanno sacrificato la propria vita, penso, non lo so, al questore di Fiume, che è morto ad Acao per salvare, che il questore fascista di Fiume, che è passato persino nella Repubblica di Salò per poter continuare a proteggere i cittadini ebrei della sua città e a salvarli, e che è stato poi consegnato da un delatore ed è morto a 36 anni ad Acao.
penso a un altro, a un'altra persona che era legatissima al partito fascista, Giorgio Perlasca, che dall'Ungheria, nella quale viveva bene, aveva degli ottimi commerci, ha cominciato a occuparsi del salvataggio dei cittadini ebrei di quel paese e da solo, fingendosi console spagnolo, ne ha salvati migliaia. Migliaia con passaporti e documenti falsi che riusciva a ottenere, dalla Spagna. Io non posso dimenticare che quel giorno 351 deputati presenti su 351 hanno votato sì e gridato e applaudito dopo aver votato sì all'unanimità. Per questo quando abbiamo votato la legge sul giorno della memoria ho detto siamo 443, vi chiedo di darmi 443 voti. Per il voto per il giorno della memoria, senza distinzione di gruppo e di partito. È un piccolo simbolo, è soltanto un simbolo, ma almeno avremo un'unanimità che simbolicamente cancella quella tragica unanimità di quel giorno. Appena visto queste immagini. Naturalmente ogni volta è come se li vedessi per la prima volta, anche se so tutto io di queste cose, perché la metà della mia famiglia è stata inghiottita in questi campi, delle cuginette, zii, un padre provvido ci ha portato in salvo, è lungimirante, ci ha portato in salvo, ma è un caso che io sia viva. Perché sono sopravvissuta? Sono sopravvissuta anche, non dico solo, ma anche per ricordare e per trasmettere la memoria. A 60 anni la cosa più difficile è insegnare a questi ragazzi, a questi giovani, che non sanno molto, perché è stata insegnata a loro come una cosa che è successa, basta. Guardate, è stato proprio così. E voi dovete ricordare perché può succedere ancora, succede ancora. Non dico nella lontana Africa, non dico in qualche paese nel sud-est asiatico, no, qui, ora in Europa, ai nostri confini. Ora, io sono una mamma, una nonna, e quando vedo questi giovani che crescono e sono allegri e sono contenti e pensano che la loro vita è normale, che non gli può succedere niente, ecco allora io mi preoccupo, perché penso che devono sapere. Non perché io voglio infliggere loro il mio passato, ma voglio che il mio passato serva a loro, a evitarlo. E quindi io ho il dovere, sono tornata in Europa proprio per testimoniare. Ecco, il mio dovere è quello di testimoniare perché i giovani sappiano. E perché voglio che i giovani sappiano? Non per attristarli, perché hanno diritto alla loro felicità, alla loro allegria, tutte le cose buone che possono avere, ma devono in fondo alla loro memoria, in fondo alla loro testa, deve esserci un ricordo di una cosa che può succedere. E allora è un dovere la memoria. Non è che bisogna infierire con i propri ricordi e col proprio passato sui giovani, ma questo secondo me è un santo dovere, quello di far sapere ai giovani che il mio ieri potrebbe essere il loro oggi e il loro domani. E questo bisogna aiutarli a ricordare.
Io non voglio per spirito di rivalsa, non voglio ricordarmi per dire gli uomini sono tutti cattivi, però ogni tanto scattano dei meccanismi e la violenza arriva. E allora bisogna aiutare i giovani a captare i segni di pericolo. Perché se uno è avvisato, io vedo che quando faccio questo raffronto, allora l'inimmaginabile diventa immaginabile. Quando dico ci sono dei segnali, dei sintomi nel nostro oggi, nel vostro oggi, che ha delle analogie, non si riporterà mai, non si ripeterà mai nello stesso modo, ma ha delle analogie nel meccanismo, nella violenza inflitta. Se tu hai il potere in mano, ne puoi fare un pessimo uso, si è visto. Quando un uomo ha in mano il potere di distruggere un uomo, lo può fare. Ecco, bisogna insegnare a contrastare il male. E questo io lo posso fare solo documentando e dicendo che quello che è successo non è una favola, tragica favola, è la verità.